Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale, per chi fosse nuovo benvenuto. Io sono Silvia e questo è il mio laboratorio creativo. Oggi parliamo di cose molto molto importanti per me, per il mio canale. Sono molto emozionata di fare questo video, non vedevo l'ora, però prima di iniziare, sigla! Ma io non ce l'ho una sigla. Suono l'ukulele? Dopo questa bellissima sigla, veramente fantastica, volevo veramente realizzare qualcosa di speciale per questo video, però credo che ormai mi sia bruciata tutto con l'intro. Comunque, bentornati, benvenuti, questo è un video super importante per me, sono molto molto emozionata. Finalmente vi presento il mio progetto a cui stavo lavorando negli ultimi mesi. Chi mi segue su Instagram sicuramente sa già di cosa si tratta. In realtà vi ho già dato qualche spoiler in due dei miei tutorial precedenti perché io non riesco mai a mantenermi niente. Tra l'altro avrei voluto fare un video in realtà spacchettamento, prime impressioni, reazione, eccetera, eccetera, però quando mi sono arrivati i prodottini che vi devo far vedere ho detto li apro subito, li ho aperti subito e non sono riuscita a resistere, quindi niente, realizzo questo video. Che cosa ho fatto negli ultimi mesi che non mi avete visto sul canale e quindi mi avete chiesto ma che fine hai fatto? Niente, stavo lavorando per un'azienda, avevo un contratto a tempo determinato, adesso il contratto è scaduto, quindi per il momento in questo periodo sono nuovamente libera di riniziare a fare contenuti. Nel frattempo non mi sono scoraggiata. E quindi in questi ultimi mesi, dopo che ho terminato il lavoro che stavo facendo, mi sono dedicata a un progetto molto molto importante per me. Perché io nella mia vita ho sempre avuto tanti desideri, tra cui suonare uno strumento, tra cui l'ukulele, e come avete visto, suono anche abbastanza bene. No, non è vero, non direi. Sto sempre imparando. E poi avevo il grande desiderio anche di scrivere dei libri, fare uno sport come arti marziali e quindi anche altre cose. E adesso per il momento dalla lista ho depennato suonare l'ukulele e creare dei libri. Confido ancora sul fatto che a 34 anni potrò imparare le arti marziali. Ho scritto dei libri veri e propri, però ho creato dei quaderni puntinati, quindi dei bullet journal, ho creato dei ricettari, ho creato dei drama fan journal, ovviamente non per raccontare i propri dramma della vita, ma ci sono tantissime persone che come me sono fan delle serie TV estere, come ad esempio quelle coreane, cinesi, giapponesi, poi anche un book journal, ovvero dove annotare tutti i libri letti, come nell'altro si annotano tutte le serie TV guardate, però non mi fermerò lì perché nel frattempo sto realizzando anche tanti altri progettini. Questi che vedete qui, ebbene sì, oltre ai palloncini che ho preparato, perché dovete sapere che quest'anno, tra febbraio e marzo, il mio sito web ha compiuto il primo anno di età. Quindi tanti auguri, tanti auguri. E poi tra marzo e aprile il mio canale YouTube ha compiuto 12 anni, quindi auguri nuovamente, tanti auguri. Questi sono alcuni dei miei prodottini che trovate in vendita su Amazon. Non mi sono ancora arrivati tutti, quindi non riuscirò a mostrarveli tutti proprio dal vivo, però vedrete insomma le immagini che scorrono in sovraimpressione.
Io spero che questi miei prodottini vi siano piaciuti, li ho realizzati con tanto amore, con tanta dedizione. È un sogno per me che si avvera, perché ho sempre voluto, già da piccola, quando mi chiedevano che lavoro vorresti fare da grande, dicevo la ballerina, la veterinaria, l'astronauta, oppure la bibliotecaria. Quindi mi è sempre rimasta questa cosa che mi sarebbe piaciuto lavorare in mezzo ai libri, avere una biblioteca mia oppure una cartoleria. So che non è la stessa cosa, però aver realizzato dei quaderni, insomma, è un piccolo passo per poi realizzare dei libri veri e propri che parleranno di creatività e non solo. Quelli sono progetti che ci devo lavorare tanto, 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 perché ci vuole molto più tempo, molto più pazienza e molto più impegno, e quindi quelli sono dei prossimi progetti che vi mostrerò, insomma, più avanti. Per il momento mi accontento di aver realizzato questi quaderni, anche perché ci è voluto tantissimo lavoro dietro, cercare di far combaciare tutto quanto insieme, e progettare, disegnare, inchiostrare, c'è un grande lavoro dietro. So che non ve li ho presentati al 100% come in realtà avrei voluto fare, è un video proprio casereccio, non sono tanto brava a presentare i miei prodotti, anche perché comunque mi sento un po' in soggezione e sono emozionata. Niente, spero che questi prodotti vi siano piaciuti. Se volete lasciarmi qualche consiglio, idea su qualche progetto futuro, su qualche tipo di quaderno che vi potrebbe interessare, quindi qualcosa più specifica sulla creatività e non solo. Volevo appunto raccontarvi questo piccolo aneddoto sul prima di far nascere i prodotti. Semplicemente parlavo con una persona a me molto cara, chiacchieravamo sulla vita, sulle cose che ci sarebbe piaciuto fare, e quindi insomma io ho raccontato questo fatto che mi sarebbe piaciuto avere magari una linea di quaderni o libri miei. Era un mio sogno nel cassetto, e questa persona mi ha detto appunto: se vuoi farlo, fallo, chi te lo impedisce? Oggigiorno ci sono tantissimi mezzi per poterlo fare, quindi se ci tieni, se è un tuo sogno, fallo. E io quindi l'ho fatto, e ringrazierò sempre di cuore quella persona che con le sue semplici parole mi ha aperto gli occhi e mi ha spinto ad andare avanti con quest'altro sogno nel cassetto. Bene, ormai non ho neanche più voce, non so da quanto tempo sto registrando, non so quanto sarà lungo questo video, però so solo che ho perso la voce. Bene, io vi ringrazio di cuore per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo che potete seguirmi anche su tanti altri social, come ad esempio Instagram, dove appunto vi mostro tutti i retroscena dei miei vari lavori e tante altre cose. Nell'info box trovate il link di tutti i miei prodotti, il link della mia pagina autore su Amazon, dove appunto potete trovare tutti i miei prodottini. Spero vi siano piaciuti, io aspetto tutti i vostri commentini, veramente sono proprio curiosa di vedere che cosa avrete da dirmi, da raccontarmi. Spero vi siano piaciuti, e niente, io vi ringrazio per la visione, e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!